Uè ragazzi e ben ritrovati! Oggi vedremo il rasoio! Arma d'assalto, raffica, fucile d'assalto a raffiche brevi che garantisce un'elevata precisione negli scontri in movimento a medio raggio, infligge una discreta quantità di danni ma esaurisce il caricatore molto velocemente. Il rasoio, ragazzi, è un'arma storica su questo gioco. Chiunque di voi si sarà trovato almeno una volta nella vita ad utilizzare quest'arma, sia che ve la ritrovate come progetto, sia che comunque ve la ritrovate nello zaino dalle varie storm chest, oppure a maggior ragione in questo periodo nelle venture. Beh, diciamo che è sicuramente un'arma che chiunque di voi ha provato almeno una volta nella vita. È un'arma base, ciò significa che chiunque di voi può ottenerla da qualsiasi lama voi aprite, piuttosto che dalle ricompense missione come progetto, dalla ricompensa storm chest come proprio arma da utilizzare. Insomma, mi ricordo comunque quando cominciai a giocare che il rasoio era una delle armi prescelte da poter utilizzare, no? Quando chiedevi che arma mi consigli da utilizzare, una delle prime armi che ti veniva elencato era proprio il rasoio. Allora non esistevano tutte le armi che esistono oggi. Però c'è da dire che quest'arma, seppur percata con una sola perk di danno critico, infatti vedrete che ha un po' un percaggio, diciamo, differente, molto legacy, secondo me riesce a tenere testa a comunque molte armi che si percano con il doppio danno critico. È un'arma a raffica di 3 colpi, molto versatile, quindi la potremo utilizzare in tantissimi contesti, contro zombie di gruppo, contro abietti di gruppo, contro abietti grossi, contro gli smasher, contro i taker in movimento, mentre voi vi state muovendo contro abietti in movimento. Insomma, è un'arma veramente versatile, non è molto ottimale da utilizzare da una distanza molto molto lunga. Da una distanza medio-lunga va ancora benissimo, da una distanza ravvicinata anche lì ci siamo, va molto bene, però dal momento in cui andiamo a utilizzarla da una distanza molto molto lunga, beh, diciamo che non è ottimale. Un altro particolare degno di nota del rasoio è il fatto di riuscire a cambiare bersaglio nel momento in cui, diciamo, uccidete un abietto piuttosto che un altro molto molto facilmente. Passare da un obiettivo all'altro senza sprecare troppi colpi sarà veramente semplicissimo. In sé comunque è un'arma che nel suo complesso ha un'affidabilità veramente alta. Se poi consideriamo il fatto che è solamente un'arma base e abbiamo tantissime armi uscite dopo quest'arma, molto simili anche a quest'arma, oserei dire. Però devo dire che pur essendo comunque quasi la fine del 2020, il rasoio è riuscito a sorprendermi. E dico è riuscito a sorprendermi perché, onestamente parlando, ragazzi, era moltissimo tempo che non prendevo in mano un rasoio con mazza assalto urbano, insomma una build fatta bene, e scendevo giù in missione per appunto provarlo. Quindi onestamente in partenza mi aspettavo comunque un'arma leggermente più debole, devo essere sincero. Invece, con mia sorpresa, quest'arma si è rivelata leggermente più forte delle mie aspettative. Allora, la cosa utile di questo progetto, che finalmente posso vantarmi di aver trovato un progetto utile per le mie esigenze, è appunto la perk di rallentamento. Noterete bene dal video, in certi punti, quando comunque nascono gli smasher da una lunga distanza, che appunto colpendoli, cercando di infliggerli tanto danno, allo stesso tempo riusciremo a rallentarli. E rallentarli molte volte è la cosa migliore, lo sapete tutti quanti. D'altro canto, poi potete anche scegliere di percare questo rasoio con un elemento specifico e utilizzarlo appunto contro un elemento specifico. Pur essendo comunque un'arma a raffica di 3 colpi, a una cadenza di tiro, diciamo, non elevatissima, però molto comoda in certe situazioni, no? A differenza di molte armi, dove tra una raffica e l'altra siete lì continuamente a cliccare sperando che spari il più velocemente possibile ogni volta, il rasoio non vi darà questa sensazione, in quanto ha una cadenza di tiro appunto molto molto veloce. Quindi sparerai colpi a raffica, non velocissimi, chiaramente non abbiamo messo una perk di cadenza di tiro, non abbiamo un grido di guerra, non abbiamo niente che ci può boostare ulteriormente la cadenza di tiro, però devo dire che al naturale comunque merita l'attenzione di tutti voi. Parlando un attimo del percaggio di questo rasoio, semplicemente abbiamo un livello critico, una velocità di ricarica, elemento energia, ma come sempre ognuno farà la sua scelta, una sola perk di danno critico, danni e bersagli rallentati intrappolati, perché ovviamente abbiamo l'ultima perk che rallenta, come vi dicevo prima.
E per questo video abbiamo utilizzato la solita build con mazza. Niente di speciale, ragazzi, la trovate in mille altri video. E mi sono permesso di aggiungere plasmico, così, tanto per dare quel tocco in più al video, no? Io, ragazzi, spero che la spiegazione di quest'arma sia stata chiara per tutti quanti voi. Spero soprattutto che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se avete ulteriori domande, fatemele tranquillamente qua sotto nei commenti. Come al solito, cerco sempre di rispondere a tutti quanti. Io, ragazzi, vi ringrazio della visione. Vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a seguire il video. Restate sintonizzati e attivate la campanella perché stanno per arrivare delle grandissime novità. Da Kino è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ehi, ricorda che puoi utilizzare il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Bella bella!